Era davvero tanto tempo che ci mancavo qui nel centro Italia. Le mie ultime pescate sono state nella zona di Napoli, no? In Campania. Però ecco, ho seguito questo profumo di spigola, chiamiamola così, che mi ha portato a raggiungere l'ospite, no? Il super ospite di questa di questo nostro appuntamento qui sul canale YouTube Planet Spin Fishing, è niente di meno che Paolo Germani. Eccolo qua. In questo nostro appuntamento di oggi, che è un'avventura di pesca, conosceremo Paolo Germani e soprattutto conosceremo il suo modo di pescare. Faremo dei dettagli sull'attrezzatura, su qualche esca artificiale, sul suo approccio alla pesca alla spigola, perché Paolo negli anni si è fatto conoscere proprio per questo famelico predatore. Venite con me in questo video, c'è anche l'amico Enrico. Speriamo di divertirci, di fare qualche bella cattura e sicuramente ci sarà tanto tanto da imparare. Andiamo! E poi questi artificiali, come ripeto, sono stati creati proprio per le spigole. Spigoletta! L'avventura di oggi ci porta alla scoperta, per chi ancora non lo conosce, di Paolo Germani, che rappresenta sia il passato per quanto riguarda l'arrivo, ecco, in acqua dolce di esche morbide per la spigola, che inizialmente erano dedicate al black bass, ma è stato anche uno dei fautori, no, degli ideatori di esche e sistemi di pesca molto molto innovativi, come ad esempio, Paolo, ricordami il pendolino rig e altri dettagli, altre chicche che vedremo direttamente oggi in questo video. Le tecniche che Paolo ci mostrerà saranno replicabili non solo in questo spot, ma in tutti gli habitat di pesca dove è presente la spigola. Parlando di pesca con Paolo Germani, sicuramente si apre un mondo molto vasto che nella sua esperienza, ecco, è molto difficile da comprimere. Però ecco, visto che ci seguono tanti amici che sono anche alle prime esperienze, nel corso del video vedranno che tu peschi con una canna con un manico, chiamiamolo storto, Paolo, permettimi questo termine. Sì, non è il manico, è proprio la canna. Oltre il manico, ok. Che l'ho lasciata in macchina e c'era un sacco di caldo, capito? Sì. Quando la sono andata a riprendere, alla fine ho trovato, era storta. Ho detto, possibile, no, scherzo, cioè, questa... Facciamola vedere. Qui c'è tanto, tanto lavoro, tanto studio dietro a questo, dietro a questi piccoli 8 gradi. Praticamente questa è una cosa che poi dopo magari spiegheremo. Adesso per Luigi qui abbiamo fatto un, diciamo, questo è proprio il prototipo della 8 gradi, che andranno in produzione a breve con Seaquake, che insomma, penso che la conoscete un po' tutti. E è una canna che pesa poco più di 100 grammi ed è storta appunto in questo senso. Serve per aumentare la sensibilità, per aumentare la tensione, per gestire la tensione del filo in un certo modo, ma poi ci sarà molto da parlare e non penso sia adesso il caso, però diciamo, l'interprete da casting è nuova, l'interprete 2,
La stessa interprete, sempre poco più di 100 grammi, viene anche nel modello classico da spinning, super leggera, una canna molto particolare, non fate caso ai graffi eccetera, perché questi sono i prototipi, ci abbiamo preso di tutto e in qualsiasi ambiente, dalle trote ai serra e gli alletterati, quindi cioè, sono canne che hanno fatto un po' di guerre. E poi il finale, beh, penso che chi conosce, chi ha letto un po' di quello che scrivo, sa che io uso dei finali molto lunghi, dai 5 agli 8 metri, anche 9 metri, dipende dai fondali, dalla corrente, eccetera. E quindi insomma, ecco, il finale fluorocarbon di solito non scendo sotto il 30, sempre parlando di spigole. Dopodiché c'è una treccia che io consiglio sempre 4 capi, intorno a 10-12 di diametro, rigorosamente 4 capi, sempre per non dilungarci troppo, perché 4 capi? Perché confido molto nella trazione della corrente e nella trazione del vento sulla treccia. Quindi insomma, poi dopo, sempre come dico, cioè, ho scritto molto su questo, quindi sai, magari vi invito a dare un'occhiata un po' alle mie pagine, sia su Instagram che su Facebook. A completare il setup, no? Canna, filo, finale, mulinello che si abbina a queste canne, intorno ai 2000-3000? Sì, un 2005, un 2000, insomma. Poi dipende dal tipo di pesca. Per le spigole io uso tranquillamente questo qui, che è un 2000, che mi ci trovo benissimo. Un rapporto molto, di recupero più veloce o più lento? Ma guarda, per quanto riguarda lo spinning, un rapporto medio secondo me va benissimo. Cioè, si adatta un po' anche a diverse tecniche che tu puoi fare con lo stesso attrezzo. Per quanto riguarda invece il casting, specialmente pescando in superficie, come vedremo dopo, è molto importante un rapporto piuttosto veloce, perché per mantenere l'artificiale sempre in linea e in tensione, dato che farà dei saltelli anche di 20-30 cm fuori dall'acqua, è importante che il mulinello metta sempre in tensione nel giusto modo. Ti evita il bando? Il filo, evitando il bando, evitando che l'artificiale vada per conto suo. E perdi il contatto con l'esca. Esattamente, per non perdere il contatto con l'esca. Questa seconda parte, dopo aver parlato di canne, mulinelli, fili, parliamo anche un po' degli inneschi che Paolo Germani ci consiglia per insidiare la spigola. Ne trattiamo principalmente tre, perché Paolo, tu mi insegnerai, sono davvero infiniti i modi di pescare la spigola e di innescare le esche in gomma. Certo, no? Certo. Parliamo di pendolino rig, sì. Scalzone rig, e poi ci mostri una delle chicche. Che sì, per sì, chi segue il web nuova, insomma. Sì. Dunque, io ho fatto tre artificiali sostanzialmente grazie a delle persone che hanno avuto fiducia in me. Questi artificiali vanno secondo me molto bene per le spigole e riescono a coprire qualsiasi situazione di pesca. Sono tre artificiali, diciamo. C'è il Persuader, poi abbiamo il Pend Minnow, che è questo, e l'anguillina, che è questa qui, che già abbiamo montato con l'innesco a pendolino. Allora, l'innesco a pendolino è questo, semplicissimo,
è un modo di pescare che ormai tante persone usano e ti permette di pescare ovunque senza, riducendo al minimo, proprio al minimo, il rischio di incaglio. Quindi è una pesca che va più verso il fondo, a differenza delle altre due, che una si rivela vincente sulla superficie. Questa è un tipo di innesco fatto apposta per pescare sul fondo, per rimanere sul fondo anche in presenza di incagli anche importanti. Ci si pesca maggiormente in corrente o magari ecco in post con cannucce eccetera, possiamo anche lanciare dentro le cannucce e farlo uscire direttamente. È un innesco che funziona tantissimo anche per i bass, per esempio. Comunque, allora, per questo tipo di innesco io preferisco la canna da casting, per questa tecnica di pesca, sia per questa che per la pesca con lo scalzone che vedremo dopo. Comunque, questo è l'innesco a pendolino, che si può fare sia sull'anguillina, si può fare sul persuader, che è questo, e si può fare sul pend minnow, che è l'altro. Questi sono i tre artificiali. Io con questi tre artificiali copro qualsiasi situazione di pesca, qualsiasi. Lo scalzone rig, anche questo è nato per pescare senza incagliare, quindi cioè, vediamo che abbiamo sempre un amo coperto. E quando parliamo di amo coperto intendiamo la punta dell'amo non esposta, quindi utilizzando ami offset, scusami se ti interrompo. Certo, io non so tanti termini. Sì, è questa parte qua, magari far capire a chi non è molto pratico, questa parte qua può essere anche leggermente pizzicata nel corpo delle scangum, e quando noi lanciamo nella vegetazione... Poi ci sono degli ami come questo, per esempio, che la punta rientra e quindi viene completamente coperta. Non abbiamo questo paura poi dei dopo incagli. Esattamente. Okay. Noi qui e comunque incagli... non ci pregiudica la boccata del pesce, perché sappiamo bene che... Esatto, e poi questi artificiali, come ripeto, sono stati creati proprio per le spigole. Quindi... La caratteristica che ho visto prima era che tu hai inserito nel corpo dell'esca... Sì, un piccolo rattlin, perché con questo tipo di innesco contiamo moltissimo sul rumore. Infatti queste due perline sono in tungsteno, questi sono due ingrossi che abbiamo fatto e sono stati fermati con una epossidica ai raggi UV. Queste due perline, muovendosi, fanno questo rumore. In più abbiamo messo dentro un piccolo rattlin proprio per accentuare, non so se si riesce a sentire, proprio per accentuare questo rumore, che viene dato dallo spostamento delle due perline in tungsteno, e nello stesso tempo queste due perline, variando la posizione, variano nettamente la gercata che noi andiamo a dare con il vettino della canna. Quindi facciamo un breve recap di cosa stiamo parlando, di questa esca artificiale che è il persuader, che possiamo innescare in questo modo. Presentazione realistica, forme, colorazioni sono davvero realistiche, Paolo, certo, no? Certo. Interpretazione che noi possiamo fare con la nostra canna in fase di recupero. Infatti le mie canne si chiamano interprete, cioè proprio perché servono a amplificare, a parlare la lingua dei pesci, cioè ci aiutano ad interpretare la lingua dei pesci. E poi la terza cosa, che poi non è nemmeno l'ultima, è che l'istinto diciamo di aggressività verso il pesce lo scateniamo maggiormente anche con questo effetto di queste rumorosità, sia cioè, del piombo e sia dell'interno. Sul rumore in acqua ci sarebbe da scrivere un altro libro. A proposito, mo esce, arriva, non ne faccio più nemmeno più a rispondere. Ci ha fatto un'altra anticipazione. Sta uscendo, sta arrivando. È un mix, è un concentrato. Cioè, noi immaginiamo che il pesce viene sulle vibrazioni. Il 90% delle catture ce l'abbiamo con la vibrazione. Viene attirato dalla vibrazione. Immaginiamo di notte, su un posto del genere, non ci sono luci. Che cosa vede il pesce? Nulla, cioè, lui viene solamente sulla vibrazione, è come un incontro, lui arriva sulla vibrazione piano piano e si collegano, esca e vibrazione e pesce. Sì.
ok? Dalla vibrazione lui capisce la direzione del pesce, capisce quanto è grande, capisce a che velocità cammina, quindi è fondamentale. La terza esca, o la terza presentazione di cui parliamo oggi in questo video, okay, è una novità nel settore, ma è una novità che nasce un po' dalle esigenze proprio che abbiamo di modificare le esche che già abbiamo e di presentare al predatore qualcosa di nuovo, qualcosa di innovativo, qualcosa di ancora non visto, perché ormai quasi tutti peschiamo con le stesse esche, certo, facciamo, abbiamo certo imparato i recuperi. Che certo, cosa anche ci... per coprire con le esche in gomma, per coprire una situazione che era difficile da coprire, cioè quella dei popper, quella proprio della pesca in superficie, del walking the dog. Nello stesso modo noi riusciamo con un persuader ad andare in superficie come se fosse un walking the dog. Quindi con questa palettina che possiamo ricavare già dallo scatolo, Paolo, sì, abbiamo... Io già avevo lavorato su questa cosa e l'avevo chiamato Ghost. Era una cosa che avevamo già presentato, però era un po' più macchinosa. Invece questo qui è semplicissimo, possiamo fare tutto e possiamo trasformare in 30 secondi un persuader o una qualsiasi altra esca. Io dico il persuader perché ha delle caratteristiche che con questa palettina ci fai delle cose incredibili, però si può fare anche con qualsiasi altra esca, non necessariamente. E quindi andiamo a coprire cioè la fascia di superficie col, pesce, col pendolino sul fondo, con lo scalzone rig possiamo pescare sia in superficie che sul fondo. Copriamo tutta la fascia d'acqua. Copriamo tutta la fascia. La cosa che ci mancava era proprio lo spruzzo in superficie, la cattura, quelle bellissime catture che si fanno col pesce che ti mangia a galla. Quindi permettimi di dire che potrebbe anche essere una top water soft bait. Certo, quindi una soft certo bait, un'esca in silicone, in gomma, certo, chiamatela un po' come certo volete, però che ci va a coprire la fascia di superficie, qualcosa che certo, c'è poco. Che c'è poco, io non voglio dire che non c'è, perché non esatto mi interessa okay questi scoop. Quello che mi interessa, ecco, è far capire che con questa palettina, e poi dopo vediamo come viene, da dove la possiamo prendere, con questa palettina noi riusciamo a fare delle cose incredibili. La chiamo Ghost perché praticamente è invisibile in acqua. Okay? Il persuader ha una camera d'aria interna, quindi questa camera d'aria contribuisce a fare questo giochetto che è impressionante, che è veramente micidiale. Purtroppo quando fai questo lavoro da tanti anni, la cattura che è importante non è quella che faccio io, la cattura che è importante è quella che magari io ti suggerisco una tecnica, un artificiale, eccetera. Ti dà molta più soddisfazione. E ti vedo catturare, salto sulla barca con i ragazzini. Cioè, se catturo io, dopo mi fermo, capito? Ma che le persone catturino con quello che gli dico, col sistema, eccetera, allora io sono felicissimo. Va benissimo. È proprio la bella chiusura. Le mie catture le sanno tutti, io non credo che... Hai bisogno di dimostrare niente a nessuno. Non mi va più di far vedere i miei pesci, almeno per il momento, insomma. Bravissimo Paolo e ancora di più bravissimo Enrico per questa bellissima cosa. La montatura della palettina, no? Per il Ghost, effetto Ghost. Fantasma.
prima fase si taglia questa porzioncina di... Qua si tagliano gli angoli. Ecco qua. Buchetto. O direttamente con l'amo? Con l'amo, con l'amo. Lavoro perché questa diventerà la bocca del ghost, del popper, no? Certo. Che fa la funzione di pop pop. Certo. Avendo qui con me Paolo, potendolo sfruttare, io sono come una spugna per apprendere delle informazioni basilari, no? Come tutti gli amici che ci seguono, si parla sempre di tecnica di recupero, però è difficile poi vedere in pesca chi ci dà queste informazioni. Quindi Paolo, tra i tipi di innesco che abbiamo presentato oggi, facciamone vedere uno che in queste condizioni, diciamo, di corrente, di profondità, anche di spot, potremmo utilizzare ognuno nei propri spot. Di cosa parliamo? Vediamo intanto l'innesco, questo a pendolino, che qui possiamo magari capire un po' come passa sul fondo, eccetera. Chiaramente ci sono degli incagli, degli scogli qui sotto, la corrente non è molta, quindi stiamo intorno ai 4 grammi di piombatura, col corno chiaramente, e abbiamo un finale di 5 metri e mezzo, e questa è l'anguillina. Io di solito quando l'anguillina, quella della game, quella che ho fatto io per game, quando lancio o quando provo un'esca o provo l'innesco dell'amo, eccetera, guardo l'artificiale come si muove in acqua, in questo modo, cioè cerco di immaginarmi poi dopo quello che dovrò fargli fare quando sta sul fondo. Poi chiaramente, diciamo, questa è la tecnica del filo lento. Vediamo un attimo in breve quello che significa. Allora, abbiamo una corrente che va da sinistra verso destra. Non ci interessa se questo è il monte, lì c'è il mare, qui c'è la montagna, eccetera. L'importante è che noi lanciamo al di sopra, cioè cercando di lanciare verso monte, in questo modo. A ridosso della corrente. Al di sopra, verso la corrente. Dal lato dove tira la corrente, dai. Esattamente. Okay. Aspettiamo di arrivare sul fondo. Ecco, adesso io sono arrivato sul fondo, non ci interessano gli incagli, se si incaglia. Innescando in questo modo riduciamo al massimo il pericolo di incagli. Sto sul fondo, adesso se guardiamo il vettino della canna vediamo che io comincio a camminare, vedete, ecco, sto praticamente, mi faccio trasportare dalla corrente, sto passando sul fondo. Okay. Ok, e questo, qui vorrei aggiungere una considerazione, è l'importanza dell'attrezzatura che usiamo, altrimenti con una canna molto lunga o una canna ad azione morbida, tutte queste sensazioni che l'esca ci trasmette tramite il filo non vengono ben distinte dal pescatore. Quindi certo. in questo caso qua, con l'utilizzo di esche, permettimi il termine, siliconiche, soft bait, anche l'attrezzatura gioca un ruolo importantissimo. Certo, qui per questo io ho fatto questa canna, insomma, ecco, per mantenere il massimo del contatto con il fondo, con l'artificiale, pur rimanendo in maniera rilassata, ergonomica,
rispetto al manico della canna, insomma. Quindi cioè, in questo modo riusciamo a rimanere col polso dritto. Questa è una delle caratteristiche di questa canna. Riusciamo a rimanere col polso dritto, però la canna già è inclinata verso l'alto, quindi ci aiuta moltissimo sia nella sensibilità e chiaramente nella ferrata. Oltre la canna, il mulinello e l'esca, è molto importante, oltre anche il senso della corrente, la direzione della corrente, capire anche la grammatura che dovremmo aggiungere alla nostra esca per farla lavorare nel modo corretto. Voglio dire, in questo senso, non deve essere un piombo troppo pesante, altrimenti rischieremo di farla appoggiare troppo sul fondo, di non avere quella reazione naturale che deve avere il corpo dell'esca durante il movimento, e nemmeno troppo leggero, perché altrimenti andrebbe in balia della corrente. Proprio per questo Paolo ha sostituito il piombo che aveva prima inserito con un altro differente. Giusto Paolo, sì, qual è la differenza? Non differente, ma più piccolino. Prima avevamo 5 grammi, siamo passati a 3 grammi. A 3 grammi perché la corrente è poca e quindi non avevo il trasporto, non riusciva la corrente a trasportarmi sul fondo. Comunque proviamo ugualmente a lanciare sempre verso monte, aspetto che arrivi sul fondo. Ok, sono arrivato sul fondo, il filo si mette in tensione, non tolgo il filo ma mi faccio aiutare dalla corrente a scendere verso valle. Ok, sto sull'incaglio, ecco, adesso qui si vede perfettamente che io sono fermo su un sasso e comincio il mio recupero animando l'artificiale. Lo alzo, adesso ancora una volta sto sul fondo. Lo alzo, immagino quello che un'anguilla farebbe in questa situazione. Sto sul fondo, lo alzo, lo riabbasso e vado verso valle insieme all'artificiale, senza mai mettere in tensione il filo, perché è proprio la morbidezza del filo che ci aiuta a scendere verso valle. Con 3 grammi sono perfetti. Sto accarezzando il fondo, cioè salgo, scendo dagli incagli senza pericolo di rimanere lì. Ok, adesso in questo momento la corrente è pochissima, allora che faccio? Lancio sempre verso monte, faccio scorrere tantissimo filo, faccio una curva sul centro del fiume, del corso d'acqua, e la treccia prende la corrente, in tensione sulla corrente. Una volta che io sto sul fondo con tutta la curva della treccia in acqua, comincio il recupero. Adesso noi vediamo che la treccia affonda in questo punto, però la nostra esca sta ancora lassù. È la corrente stessa che forza sul filo e ci fa camminare radente il fondo. In questo modo. Allora, vediamo un attimo adesso come funziona questo ghost. A parte il persuader senza piombo si lancia lontanissimo. Comunque noi lanciamo e a questo punto diventiamo un pescetto ferito che cerca di fuggire e che fa rumore in superficie. Questo poi dipende da noi, perché ognuno ha il suo modo. Spesso il pesce si mette sotto la spigola o il bass, lo seguono e sulla regolarità continuano a seguirlo, magari sulla poppatina così impazziscono. E questo è il modo, ecco, questo è come si muove in superficie. Potrebbe essere ferito, morente, poi dopo riparte e poi affonda un po' e poi dopo riparte e fa rumore e poi affonda. Qui dobbiamo diventare noi il pescetto ferito, punto. Comunque quello che vedevo vedendo pescare Paolo è che oltre alla somiglianza realistica dell'esca, che è già un'opera d'arte, comunque stare vicino Paolo e vedere come riesce a far muovere questa esca altrimenti inanimata è davvero uno spettacolo, e ti ringrazio per questo Paolo. Una lezione di pesca davvero. Col
agito quando gli fai quella botta e poi dopo esce là dietro lei. È vero, è vero. Non ce n'è, ne puoi aver prese 100.000 di spigole, ma quando te fai una mangiata a galla così, è come la stessa cosa del filo lento che uno c'ha. È una botta di adrenalina. Che c'hai 20 metri di filo lento fuori e... Si vive di questo, si vive di queste emozioni. Sì, se no è finita, no? Se no avrei fatto tanti di quei soldi, ma a me mi piace più questo. L'ultima delle tre tecniche, no, di recupero che cerchiamo di mostrare oggi con Paolo è il cosiddetto scalzone rig. Mentre per il pendolino, e correggimi se sbaglio Paolo, andiamo più a pescare verso il fondo, e con il ghost andiamo in superficie, invece con lo scalzone andiamo a pescare anche in quella fascia di mezz'acqua. Possiamo comunque recuperarlo anche più verso la superficie o il fondo a seconda delle necessità. Sì. Però ecco, è quella che ci va a completare la possibilità di andare a sondare tutta la colonna d'acqua che abbiamo di fronte. Certo, poi dopo qui abbiamo anche la possibilità di lanciare molto lungo, perché abbiamo diciamo 9-10 grammi di persuader più altri 6 grammi di tungsteno, quindi siamo a 16-18 grammi senza paletta, senza niente, l'artificiale vola. Anche in questo caso cerchiamo di vederlo prima di effettuare il lancio. Io spesso, con tutto che pesco tutti i giorni, spesso vedo, lo muovo in modo da che mi ricordo poi dopo, quando sto in pesca, come i movimenti che fa. Ok, quindi è molto importante fare questa cosa qui. Adesso io lì c'ho un metro d'acqua, nemmeno, sono arrivato sul fondo, non mi interessa, non c'ho paura di incagliare. Comincio a muoverlo come se fosse un pesciolino ferito che cerca di magari, ecco, di guadagnare la superficie, e poi dopo lo lascio col filo lento che scende, perché con questo innesco è molto catturante anche nella discesa. Ecco, vedi, sto scendendo in corrente, lui adesso starà su 1,5 metri, 1,80 metri di profondità, scendo con questa lentissima corrente e mentre scendo cerco di animarlo. È catturante sia nella salita che nella discesa, e sia quando ci sono dei micro movimenti che si possono fare col cimino. Ecco, anche in questo punto. Io penso che prendere una mangiata col filo lento in questo modo è qualcosa che non te ci fa dormire più la notte. Tu la notte non dormi più. Cioè, è uno dei motivi per cui stanno vendendo tutti questi sonniferi adesso. Cioè, se c'è qualcuno che viene a pesca con me, che ha fatto delle uscite di pesca con me, vendono un sacco di sonniferi, perché la gente non ci rimane. Prendere una mangiata su questo filo lento è qualcosa che non ti dimentichi. Rispetto alle altre due tecniche, diciamo anche agli inneschi che abbiamo fatto vedere prima, quindi parlo di pendolino e ghost, quindi una sorta di popper, con lo scalzone rig noi possiamo maggiormente interpretare quello che vogliamo far vedere al pesce, al predatore, quindi ci lascia una maggior possibilità di azione, soprattutto certo, per i pescatori più esperti, no Paolo, che sono certo, quelli che più vanno a definire l'azione di recupero, a personalizzare certo. Con questo innesco, diciamo, è quello un po' preferito, dai, da sì, chi è un po' più tecnico, chiamiamolo così. Sì, 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 perché questo praticamente ti lascia un pesciolino vero, morbido, e tu gli fai fare quello che vuoi, anche sulle mangianze, sugli alletterati, sui tonnetti, sulle lampughe, è impressionante.
cioè riesci anche a farlo saltare a velocità e il pesce mangia in superficie. Se ti segue, per esempio le lampuche spesso seguono in superficie, però in superficie non attaccano. Allora le fai seguire in superficie, quando ti accorgi che ti stanno dietro tu puoi rallentare, anche quasi fermarti, perché lui è catturante anche nella discesa. Quindi puoi fare un rumore superficiale, quando c'hai l'inseguimento ti fermi e il pesce ti mangia sullo stop. È impressionante, è veramente una cosa bellissima. Con Paolo si spazia, come vedete, come sentite, a 360 gradi su quelli che sono gli habitat predatori anche, quindi non solo spigola, parliamo anche di predatori marini come, o magari anche i tonnetti, no Paolo? No, i tonnetti tantissimo, gli alletterati, cioè... Tunniti, sì, palamide, sì. C'è davvero un mondo ancora da scoprire, che possiamo farlo con le soft bait. La nostra pescata prosegue qui all'interno di questo piccola foce, chiamiamola così, mm-hmm. È il culmine di alta marea, quindi sono un po' le fasi anche ottimali per la pesca, anche se poi dipende anche un po' dal periodo e dall'attività dei pesci. In ogni caso noi ci proviamo, facciamo qualche lancio con Paolo, non posso fare a meno di ringraziarlo per la sua disponibilità, gentilezza. No, ci tenevo a precisare che per noi è importante, è stato importante fare una cosa un po' un'infarinatura didattica, meno delle catture. Anzi, se le catture ci sono state, abbiamo cercato proprio di toglierle per un fatto di facciamo maggior risalto a quello che viene detto e non quello che viene presentato, no? Come di solito faccio nei miei post, nelle mie cose, insomma. Ci vediamo sempre su Planet Spin. Ciao ragazzi e alla prossima. Ciao ciao!